Secondo me, Sanremo, comunque la musica e la recitazione sono completamente opposte, proprio per questa cosa. Nella musica sei praticamente libero, almeno io sono libera, mi sento libera, di esprimerti ed è un rapporto diretto con te stesso, col tuo pensiero e quello che pensi, mentre nel cinema, come dici te, esti estranei da quello che è il tuo corpo, il tuo pensiero, e entri in quello che è il personaggio. Quindi, secondo me, sono due cose opposte. Quello che mi ha aiutato molto, secondo me, è stare davanti alla videocamera. L'altra cosa, invece, a fine è che, come in una gara, diciamo, sportiva, così anche magari quando sei sul set, quando danno il ciak, quasi sempre già alla prima devi andare, cioè devi essere bomba, anche perché. Anche se poi sbagli la prima, comunque non verrà mai poi come la prima, quindi dobbiamo tornare a far quello. Ed è un po' come qua a Sanremo l'esperienza, comunque se tu hai quei 3 minuti in cui, 3 o 4, dipende dalla canzone, in cui sai che ti stanno guardando in tanti, ci sono giornalisti che ti stanno guardando e devi convincerli.